Salve ragazze, ben ritrovati, bentornati e se è la prima volta, benvenuti nel canale della grande famiglia di Milan Inside. Oggi ragazzi, video pre-partita di Milan Spezia, una partita da vincere a tutti i costi, assolutamente. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale. Abbiamo visto che i video hanno tante visualizzazioni, ma la gente non è iscritta. Vi dovete iscrivere, ragazzi. Va benissimo guardarli, ma vi dovete iscrivere perché se voi vi iscrivete, noi cresciamo. Crescendo, poi vi possiamo portare altri contenuti migliori, più esclusivi, più interattivi. Attivate la campanellina anche per ricevere tutte le notifiche di quando esce un nuovo video. In descrizione qui sotto, tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet, bellissimo, sempre in aggiornamento, www.arcimilaninside.com. Allora ragazzi, Milan Spezia, ore 18:30, una partita già importante di per sé che assume ancora più importanza in relazione al risultato di Atalanta-Inter di ieri sera 0-0, un pareggio che, se tutto dovesse andare bene oggi, consentirebbe, permetterebbe a Milan di guadagnare 2 punti sia sull'Inter e quindi sulla prima di posizione, sia sull'Atalanta che è quarta, l'ultimo slot utile alla qualificazione in Champions. Già questo basterebbe per far sì che i ragazzi entrino in campo concentrati, assolutamente non come è successo giovedì con il Genoa, anche perché con il Genoa se era una partita di campionato 90 minuti tu la pareggiavi 1-1, non vincevi. Quindi non è ammesso un atteggiamento del genere, chiudere la partita quanto prima per stare tranquilli, per risparmiare delle energie e permettere Teo in panchina che è diffidato, non sia mai scappa un giallo, è la fine. Detto questo, la probabile formazione, nella probabile formazione mancheranno ancora vari titolari. L'ultimo, non per importanza, ma in ordine cronologico, è Ficaio Tomori, che ha subito l'intervento che lo terrà lontano circa un mese. Speriamo che magari la giovane età, la voglia, un fisico atletico e potente possano far sì che i tempi si accorcino leggermente in maniera che Ficaio possa essere presente il 6 febbraio contro l'Inter nel derby. E quindi stasera il Milan giocherà con Maignan, a sinistra Florenzi con Calabria ancora in panchina, pronta ad entrare, ma riservato più in generale per la partita contro la Juve, dove lo si vuole avere al 100%, anche se Florenzi di oggi è difficile da panchinare. Però Davide, insomma, sono 1 anno e mezzo, 2 anni che, una stagione scorsa, sì, 1 anno e mezzo che va alla grande. Centrale, ancora una volta, la coppia inediti a costo zero, oserei dire, visto che uno è uscito dal settore giovanile, l'altro è arrivato per 500.000 euro da Lione, Kalulu Gabbia, Gabbia Kalulu in ordine. Ancora una volta un test importante per loro. A sinistra Teo, con Ballo Touré che nel frattempo in Africa si è negativizzato. Purtroppo, mi verrebbe da dire, purtroppo sempre in ambito calcistico, che sia ben chiaro. Stando nel frattempo il Senegal sta andando avanti, ha vinto, quindi non mi ricordo, ha vinto la prima sicuramente, io non mi ricordo che ha fatto, se gioca oggi. Continuasse a vincere fino a febbraio. 17 viene ammonito, poi chi gioca?
Vabbè, ci adattano o Calabria o Calulu o Florenzi a sinistra. Quindi Teo, mi raccomando, occhio. Incidi nella partita, contribuisci magari a stare tranquilli, a fare 2 o 3 gol, 2 o 3 assist, vedi tu, dopodiché andiamo in panchina, così che stiamo tutti tranquilli e con la Juve ci sarà. Poi che con la Juve possa succedere sempre qualcosa di strano per cui viene ammonito e salta il derby, quello è un altro paio di maniche. Centrocampo, assenza importante quella di Sandro Tonali che mi fa tanta paura, e coppia inedita di centrocampo, Bakayoko Krunic. Non abbiamo alternative, l'alternativa potrebbe essere giusto appunto Calabria se dovesse entrare dalla panchina. È un banco di prova anche per loro perché insieme forse non hanno giocato mai nemmeno in allenamento. E dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto molto attenti lì. Credo che a questo punto Krunic sarà quello un po' più di dei due mediani, quello un po' più di rottura, quello un po' più di inserimento, e Bakayoko quello un po' più di regia, di fosforo. Mi fa tanta paura il centrocampo stasera. Va bene, andando avanti, sulla tre quarti. Leao a sinistra, Rebic sta recuperando pian piano, lo stesso mister ha detto ci vorrà del tempo, però Ante è importante. Ante è importante. È un giocatore chiaramente prezioso, con delle caratteristiche sue non facili da trovare, e il recupero deve essere ponderato anche perché è un giocatore che fa degli strappi e della fisicità le sue armi migliori. Centrale della tre quarti ci sarà ancora Brian Diaz, che ancora una volta Pioli ha detto sempre lui, sempre Pioli, non lo so perché, ma perché parla sempre Pioli? Vabbè, scherzi a parte, Pioli in conferenza ha detto che lo sta vedendo un po' meglio nelle ultime uscite, speriamo che lui abbia ragione visto che non segna dalla partita di andata. Speriamo. A destra, solito ballottaggio. Selemakers, Messias. Considerato il tipo di partita, mi aspetterei che parta Messias titolare, sinceramente, perché bisogna essere un attimino più offensivi fin dall'inizio. Vediamo, anche perché nelle ultime uscite Selemakers, sì, è vero, col Genoa ha segnato, ma a parte il gol non è imbroccata una, eppure col Venezia era stato uno dei meno meglio, insomma. In avanti torna il Dio, torna Zlatan Ibrahimovic titolare dopo la squalifica in Coppa Italia, il quale potrebbe stasera superare. Allora, domenica scorsa con il gol a Venezia, al Venezia ha raggiunto Cristiano Ronaldo in uno speciale record di 80 squadre diverse a cui ha segnato nell'ambito, diciamo, dei campionati di primo livello. Se dovesse segnare oggi con lo Spezia, visto che l'anno scorso una volta abbiamo perso 2-0 fuori casa e quindi ha segnato, all'andata non c'era che aveva il Covid, quest'anno all'andata non c'era perché è infortunato. Se dovesse segnare stasera contro le Spezia, sarebbero 81 squadre diverse a cui ha segnato e quindi supererebbe anche Ronaldo in questo record che per la, diciamo, gente comune potrebbe sembrare nulla, ma per chi ha una determinata mentalità, per chi ha fame e continuamente vuole migliorarsi, sono importanti. Detto questo, ragazzi, ripeto, è una partita importantissima da vincere a tutti i costi, in qualsiasi maniera, brillante, sporca, come si vuole, basta che si vince. Sarebbe troppo troppo importante. Vediamo anche che cosa fa il Napoli in contemporanea, anche se il Bologna ha parecchi giocatori fuori, non dovrebbe avere difficoltà il Napoli. Però
Però è importante sia per guadagnare punti sull'Inter, sia per guadagnare punti sull'Atalanta. E anche perché la Juve, zitta zitta, male male, sta sempre lì. Non muoiono mai, 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 mai. Quindi occhio ragazzi. Non sono pessimista, però bisogna essere realisti ed ottimisti. La partita di oggi è da vincere, per tanti, troppi motivi. Io vi ringrazio ragazzi. Vi saluto, vi chiedo ancora gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi, se vi iscrivete noi cresciamo e se cresciamo facciamo tante cose belle con voi, una live, giochi, premi, però vi dovete iscrivere, se voi non vi iscrivete, poi le notifiche, tutti i profili social in descrizione, il mio personale di Instagram, il sito che è bellissimo. E vi ricordo che se vi iscrivete voi o siete già iscritti e fate iscrivere altre due persone, potrete partecipare a una live con me e gli altri di Milan Inside. Quindi ragazzi, dai, su, cresciamo. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan. Appuntamento alle 18:30.